Ciao a tutti e benvenuti, io sono Celeste. Oggi faremo una sequenza di posizioni yoga per prepararci al sonno, prepararci ad andare a dormire. E potete tranquillamente fare tutta la lezione a letto se avete piacere. Cominceremo seduti a gambe incrociate. E se siete invece sul tappetino o in ogni caso prendetevi un cuscino, potete sedervici sopra adesso. Prendiamo qualche profondo respiro, lasciando andare la giornata che abbiamo avuto. Rilassate gli occhi, il viso e le spalle e venite a questo momento. Portate ora il mento verso il petto, le mani al cuore e respiriamo qua. Riportiamo le mani ora sulle ginocchia, lentamente solleviamo il capo. Inspirando portiamo il mento verso l'alto ed espirando verso il petto. Ancora una volta, giusto per sciogliere un po' il collo. Una zona in cui possiamo accumulare un sacco di tensione durante la giornata. Adesso andremo a portare l'orecchio verso la spalla. Torniamo al centro, poi andiamo nella direzione opposta. E lo fate un paio di volte, allungando i lati del collo. Qui ci fermiamo ora al centro. Portiamo la mano destra dietro di noi, la sinistra sul ginocchio destro e facciamo una leggera torsione, aprendo il petto verso l'esterno e magari guardando col mento oltre la spalla destra. Ritorniamo verso avanti e facciamo un cambio, quindi adesso mano sinistra. Mano destra sul ginocchio sinistro, la mano sinistra dietro di noi. E cerchiamo di tenere le spalle sopra il bacino. E le spalle rilassate, lontane dalle orecchie. Bene, ritorniamo verso avanti. E riportate a quattro zampe a tavolino. Se avete il cuscino potete spostarlo momentaneamente di lato. E ci muoviamo ora tra qualche mucca gatto, giusto per sciogliere anche la colonna vertebrale, la schiena. Quindi inspirando facciamo la mucca, aprendo tutta la parte anteriore del corpo ed espiriamo nel gatto, allungando tutta la parte posteriore. Inspiro mucca, portiamo indietro le spalle e solleviamo il mento. Ed espirando gatto, separiamo le scapole e portiamo il mento verso il petto. E ancora un paio di volte, dolcemente, seguendo il vostro respiro. Concentrandovi sul movimento, sulle sensazioni. Ora ci fermiamo e facciamo il cuore che si scioglie. Quindi mani verso l'inizio del tappeto, fate cadere la fronte a terra. Se vi trovate sul letto probabilmente sarà un pochino più facile che su un pavimento. Tuttavia cercate di rilassare la parte superiore del corpo. Quindi stiamo aprendo il petto, le spalle, le ascelle. Mantenete invece gli addominali leggermente attivi in modo da permettere alla schiena di allungarsi. E respiriamo qua. Se siete molto comodi potete proseguire, approfondire la posizione appoggiando il petto e il mento a terra. Fate solo attenzione a mantenere il collo lungo. Con calma usciamo dalla posizione.
sollevate, portate le ginocchia verso l'esterno, i lati del tappetino, alluci uniti, ci portiamo nella posizione del bambino. Non preoccupatevi se i glutei non raggiungono i talloni o se la fronte non raggiunge terra, potete sempre mettere il cuscino, ad esempio, sotto le ginocchia. Respiriamo qua profondamente, rilassando tutta la schiena. E potete immaginare che ad ogni espiro evapori tutte le tensioni dal corpo. Un'ottima posizione, soprattutto se siamo stati seduti per tante ore, per alleviare fastidi alla schiena e alla lombare. E man mano che restiamo nella posizione sentite il corpo rilassarsi. Non forzate, provate invece ad abbandonarvi alla forza di gravità. Da qui andremo a portare il braccio destro sotto il petto, perpendicolarmente all'altro. Appoggiamo l'orecchio a terra in modo da guardare verso l'esterno. Potete restare qui oppure portare la mano sinistra sulla lombare o proprio addirittura verso l'altro fianco, aprendo un pochino il petto. Ritorniamo ora nel bambino, entrambe le mani verso avanti. Facciamo un cambio di lato, portiamo il braccio sinistro sotto il petto, appoggiando la spalla, l'orecchio a terra. Potete restare qui, oppure portare la mano destra verso il fianco sinistro. Cercate di respirare profondamente. Se vi accorgete, cominciare a pensare a qualcosa in particolare, riportate l'attenzione al respiro. Ritorniamo ora nel bambino e ci solleviamo a tavolino. Portiamo le ginocchia sotto le anche, ci andiamo a sedere portando le gambe avanti a noi. Cominceremo il piegamento in avanti con le ginocchia piegate. Semplicemente potete abbracciare e le cosce, portare il viso alle ginocchia. Un dolce modo per allungare tutta la catena posteriore e soprattutto rilassare la cervicale. In questo momento in cui vi state prendendo cura di voi, del vostro corpo, della vostra mente, andremo ora ad estendere le gambe verso avanti. Potete portare il cuscino, se volete, sotto le ginocchia. Io lo vado a rotolare, visto che è un pochino piatto. Lo porto sotto. Da qua ci andiamo a piegare in avanti, nella pinza. Quindi non preoccupatevi tanto di avere le gambe completamente stese, di riuscire a portare il petto alle ginocchia. Provate invece a rilassare il corpo. Quindi trovate un punto limite in cui sentite l'allungo, in cui riuscite ancora a rilassarvi e respirare profondamente. Con molta calma, se volete, potete togliere il cuscino e prendere gli ultimi respiri qua, magari allungando un pochino di più le gambe.
Cercate però di non trascinarvi verso terra, piuttosto di abbandonarvi verso il pavimento. Attiviamo ora le braccia, continuando a respirare, ci risolleviamo. E da qua veniamo nella farfalla, quindi piante dei piedi unite, portate i piedi leggermente più vicino al pube. Potete muovervi un po', dondolare, aprire e sbattere le ali, oppure restare immobili. Cercate di, certo, attivare le braccia per mantenervi seduti dritti, tuttavia cercate di rilassare le spalle verso il basso. Ecco, potete muovere il collo leggermente verso l'alto e verso il petto. Portiamo ora le braccia verso avanti e attivando gli addominali ci srotoliamo la schiena a terra. Potete portare il cuscino direttamente sotto il capo. Mantenete le gambe così come sono, le mani magari vengono al ventre e respiriamo qua, in Supta Baddha Konasana. Sentite il respiro entrare e uscire dal corpo. Rilassate il bacino, permettendo così alle ginocchia di scendere. Aiutandovi con le mani, andremo a chiudere a libro le ginocchia. E le porteremo al petto. Diamoci pure una stretta bella forte. Potete rotolare leggermente a destra e a sinistra massaggiando la schiena. Ed con calma andremo ad estendere le gambe verso l'alto, verso il soffitto. Non serve averle completamente estese. Andiamo solo a dare un po' di sollievo ai piedi e alle caviglie dopo una lunga giornata. Pieghiamo ora le ginocchia, portiamo la fronte verso di esse e ci chiudiamo in una pallina. Da qui estendiamo le gambe e le braccia, ci prepariamo alla posizione Shavasana del corpo. E se siete a letto potete tranquillamente mettervi sotto le coperte e prepararvi ad andare a dormire. In ogni caso, prendiamo qualche profondo, ultimo respiro qua. Ed lasciamo che queste posizioni, questi asana che abbiamo fatto, vengano assorbiti dal corpo. Lasciamo che il respiro ridiventi naturale. E notiamo, a partire dal capo, scendendo fino alla punta dei piedi, tutto il corpo, assicurandoci che non ci siano ulteriori tensioni. Con ogni respiro, lasciate che il corpo e la mente si facciano più pesanti e sprofondino verso il basso. La mente libera, il corpo in pace. Potete restare nella posizione di Shavasana, quanto avete bisogno. Io vi lascio qua. Vi auguro un profondo sonno e buonanotte. Namaste.